Allora, partiamo proprio da qui. Roberta, ci ameremo ancora? Ma certamente che ci ameremo ancora. Non so se è una dichiarazione d'amore la tua, però sì, non è possibile non amarci. Non amarci, no? C'era una canzone. Sì, perché noi siamo intessuti d'amore, quindi è evidente che la domanda è una domanda retorica che apre però ad una problematica reale, una problematica che attiene proprio alle relazioni, al come vivere le relazioni d'amore oggi, in un tempo nel quale la internet, la rete, i social occupano per ciascuno di noi, compresa chi vi parla, un grande spazio della vita, della giornata. Allora io vorrei partire con voi, spero di non farvi addormentare perché ho detto mi avete piazzato sotto il sole, questi mi dormono davanti secondo me, farò di tutto per non farvi dormire. Allora cominciamo con una canzone che non posso farvi ascoltare ma che quando tornate a casa o subito dopo con lo smartphone cercatela, tanto per rimanere in tema, è una canzone di Mia Martini che si intitola La costruzione di un amore. Alzatemi le mani quanti di voi conoscono questa canzone. Bravi, bravi, perché è un po' per l'ultimo moicano, capito? L'ultimo. Ed è una canzone molto bella, come Mia Martini, ecco. Però io ho preso alcune frasi dalle quali vorrei partire. Mia Martini, proprio l'incipit di questa canzone è La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane, è come un grattacielo di 100 piani. Il testo è più articolato, è più lungo, ma queste tre frasi danno l'idea di come l'amore abbia a che fare più che con la spontaneità, che certamente è necessaria, più che con l'attimo, ha a che fare con la costruzione, con la fatica, col sudore, con qualcosa che ti spezza le reni. Io credo che un adolescente, come soffre un adolescente con la prima cotta, con la ragazzina, il ragazzino che lo lascia, è una delle sofferenze più tremende che si provano nella vita, che spesso noi banalizziamo, no? Poi però io sfido ciascuno di noi, se si ricorda l'adolescenza, in fondo forse la cosa che maggiormente si ricorda è quanto ha tribolato per una cotta che si è preso, che magari era non corrisposta. Allora, l'amore è una costruzione, prima di tutto partiamo da qui, ed è una costruzione faticosa perché tocca ciò che è più sacro in noi, il desiderio per cui siamo stati fatti, che è il desiderio di avere due occhi che fissi nei nostri possano confermarci all'esistenza. È l'amore che dice a ciascuno di noi tu esisti, è qualcuno che ti ama, che ti fa nascere alla vita. Allora l'amore, che è ciò che ciascuno di noi desidera, perché senza il quale non può arrivare a dire chi è e non può neppure sperare l'orizzonte del futuro, un senso per la propria vita, è una costruzione che tira in ballo le nostre migliori energie. Purtroppo tira fuori anche le nostre peggiori energie, proprio perché quello è il luogo dove noi ce la giochiamo tutta. La nostra vita si gioca nelle relazioni di amore, non nei beni. Poi noi le scambiamo i beni, per cui quello ricco c'ha le donne belle, la donna ricca, anche se ha 90 anni, può avere il fidanzato di 40. Ma non è questa la vita, non è questa la vita, non accade così, non succede così. Chi fa il mio lavoro, fra virgolette, o chi fa ancora meglio come Dondino che confessa, ma chi ascolta le storie delle persone sa che questa roba non è roba reale, non è una roba che ti fa star bene. Allora, io prima di dire se ci ameremo ancora nel tempo dei social, devo dire 10 minuti, no? Dell'amore e poi capire
che cosa sta accadendo in questo momento. L'amore è una costruzione che inizia con una accensione, proprio un click, uno start, un click, se vogliamo usare un po' il linguaggio di internet. È un'accensione che accade quando incontri un volto. Ora, il volto, quando io parlo del volto, parlo di tutta la gloria, di tutto il peso di una persona. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, quando si parla della gloria di Yahweh, non si parla della gloria, cioè degli applausi, ma si parla proprio di tutto il peso, di tutta la presenza significativa di Dio, Dio che ha un peso, di tutta la realtà di Dio. Allora, l'innamorarsi significa incontrare un volto, e nel volto si incontra tutto il peso di una persona, tutta la gloria, tutta la consistenza di una persona, cioè il suo passato, il suo presente, i suoi desideri, il suo inconscio, la sua storia, il suo rapporto con i beni, tutto noi incontriamo in un volto, in questa gloria che è l'altro. E in quel momento ogni storia d'amore può in qualche misura ritornare a quel momento in cui c'è stata questa accensione, anche per quelle storie d'amore particolari che sono le consacrazioni, che sempre relazioni d'amore sono. Ma io posso stare in piedi? Se io sto in piedi, mi sentite? Mi sentite? Perché sono abituata a stare in piedi, abbi pazienza. Faccio così, perché vi vedo meglio, mi sembra se no di stare in cattedra, capito? Non mi pare questo il posto. E anche in cattedra sto in piedi e giro per l'aula, quindi. Ora, questa, dicevo appunto, sì, questa accensione è l'innamoramento. Ogni storia d'amore, anche quella fra due persone che sono stati amici per tutta la vita e poi a un certo punto il loro rapporto cambia e si innamorano. Anche in quel caso, non solo in chi vive un colpo di fulmine, per esempio, che esiste, è anche una cosa biochimica il colpo di fulmine. Allora, c'è un momento, grazie, santo subito. Un grido. Si sente? Ah, non mi sento le casse, allora ok. Ecco, vedi, basta chiedere. E anche, c'è sempre questo, dicevo, questo momento nel quale due occhi ti colpiscono, anche una persona che conosci da molto tempo, c'è un momento in cui tu ti accorgi che la stai guardando e sei guardata in un modo differente. Anzi, spesso normalmente sono le persone intorno a te che si accorgono che c'è uno sguardo diverso fra due del gruppo. Quindi c'è un'accensione. Io quando ascolto delle coppie in difficoltà, per esempio, accade di dargli un compito, di ricordare, di rinarrarsi e di ritrovare nella propria memoria, che non è mai archeologia la memoria, ma di ritrovare quel primo attimo nel quale si sono... hanno avuto coscienza che l'altro esisteva, che la tua vita quindi aveva uno spessore, un sapore diverso, proprio perché quella persona era lì per te, vicino a te. Perché quel momento è un sacramento, detta in maniera cristiana, cioè è un momento nel quale tu ogni volta che attingi puoi ritrovare quello che è l'inizio di un amore, sempre la meraviglia, lo stupore di qualcuno davanti a te che dici: mamma mia, che meraviglia, com'è che non me ne sono accorto? E questo accade dentro di te, perché magari le amiche che te vedono, quando tu glielo racconti o se ne accorgono, gli dico: ma che ci hai trovato in quello? No, che ci hai trovato in quella? Cioè, è tutta una cosa tua, e meno male che è così, no? È una cosa che si consuma fra due persone. Allora io li invito a ritrovare quel momento, che è un po' il pozzo della Samaritana, dal quale sempre è possibile riattingere per l'oggi quello stupore, quella meraviglia che la routine, che a volte i tradimenti, che le menzogne hanno offuscato, hanno rapito. Ma questo è l'inizio di una storia. Però è un attimo, è l'accensione. In quell'attimo c'è il tutto. E quando
accade questo, l'altra persona, è vero che ci accade, ci appare in tutta la sua, in tutto il suo peso, la sua gloria, ma soprattutto ci appare sopravvestita di tutte le nostre aspirazioni, di tutti i nostri desideri, di come noi vogliamo vedere l'altro. L'innamoramento che accade col momento dell'accensione, che i neurologi che hanno studiato questa dinamica, ed è favolosa perché c'è tutto un gioco neurologico biochimico fra ossitocina, serotonina e così via, che dice proprio come nel nostro cervello a un certo punto accade un cortocircuito, cioè proprio è un fatto biochimico, non perché lo voglio ridurre a un fatto biochimico, però la persona è una totalità, corpo, spirito, anima, quindi quello che accade nella mia psiche, nel mio spirito, accade anche nel mio corpo. Allora, questo tempo nel quale il cervello è come se fosse sottoposto a degli stupefacenti, è un tempo che ha un inizio ed ha un termine, non più di 8-12 mesi se proprio siamo, no, duri, dei sognatori irriducibili. Ecco. In questo tempo le barriere che noi di difesa, che noi mettiamo nei confronti dell'altro, cadono, cioè la persona è molto più disposta a far sì che l'altro entri, transiti nella propria vita. Questo è necessario perché altrimenti noi avremmo difficoltà a lasciare entrare un'altra persona. Dobbiamo essere, perdonate l'espressione, un po' rintronati, per durante l'innamoramento siamo tutti un po', no? Un po' naif, diciamo così. Questa è proprio una dinamica necessaria per permettere all'altro di entrare nella nostra vita. Allora, in questi mesi, in questo tempo, normalmente si comincia a che cosa accade? Che tutte le proiezioni con cui io ho caricato quel poveraccio, adesso mettiamo che io abbia 15 anni, 20 anni, no, il secolo scorso, e io abbia un ragazzo davanti, io questo poveraccio lo carico di tutti i miei sogni. Io vi racconto una cosa, posso raccontare una cosa, Rondino? Certo, la racconto spesso, ma perché... Allora, io a 17 anni ero innamoratissima di un tipo che si chiamava Lorenzo. Ecco, padre, vedi, ecco, non era lui, non era il padre cappuccino, garantisco. Allora, questo tipo qua arrivò nella mia scuola così, come un fungo, si è presentato una mattina ed aveva una particolarità, era alto, che è fondamentale, già, con tutto il rispetto, ho fatto la prima gaffe del momento, era alto, aveva un impermeabile bianco, cioè io un po' la zecca, no? Stavo con l'estrema sinistra, quindi giravo tutta un po' con un certo look da rivoluzionario, e questo arrivava tutto elegante, stivaletto, maglioncino rosso, tutto impermeabile bianco, e io ho guardato questo come un UFO, e questo da dove viene, figlio mio? E dato che io ho sempre avuto la propensione di cacciarmi nei guai, di conoscere ciò che ancora non conoscevo e di, ecco, essere protagonista un po' di tutte le storie, un po' egocentrica, narcisista, e allora questo ragazzo mi ha colpito, ho detto questo lo devo conoscere, con questo me ce devo mettere. Questo qui mi colpì perché si presentava tutto così e stava sempre zitto, capisci? È questo in silenzio, tipo bel tenebroso, no? Capito? E io allora in quei mesi di innamoramento persa, io dicevo sempre a me stessa, mamma mia che testa deve avere questo ragazzo, perché questo mistero che si cela dentro di lui, no? E ogni suo silenzio, quelle poche parole che diceva, che ogni tanto mi veniva il dubbio, no? Ma, cioè... da poche parole, non più di tanto, così, dico, ma forse ha così tanto da dire, no? Che poche parole gli bastano e aspetta che chi è intorno a lui, no, capisca l'altezza del suo pensiero. Io ero convinta, ci sono andata avanti per 8 mesi, conoscendolo, perché chiaramente lo sono conosciuto, ci siamo, e più lo conoscevo, io mi sono intestardita a voler vedere in lui quell'intellettuale, che capito che era il mio mondo, quindi però quell'intellettuale, quell'uomo da carpirgli i segreti di un intelletto alto, quando poi a un certo punto lui mi ha, no, detto mettiamoci insieme, io ringraziando Dio gli dissi no, perché avevo fatto in tempo a capire
che il mio bel tenebroso era un tonto di prima classe, ma era veramente, cioè, e poi siamo tanto amici tuttora, ci vediamo, e lui sa che parlo di lui. E mi guardi strano, te stai pentendo d'avermi invitato. Sì, e allora io avevo caricato, era veramente una che non aveva niente da dire, poveraccio. Poi è cresciuto, è diventato, però in quel tempo della sua vita stava zitto perché davvero non aveva niente da dire. E i miei amici me lo dicevano: guarda, Robella, cioè, non c'è, dico no, perché voi non capite, capito, queste cose che noi donne ci carichiamo, no? Che salviamo il mondo, che noi sì, che abbiamo scovato l'uomo perfetto, che dobbiamo tirargli fuori le cose migliori che ha dentro, non c'aveva niente in quel momento. Allora, in quei mesi io ho fatto questo, dico questo senza citare altre, ma questa esperienza, che è l'esperienza di tutti noi, cioè noi abbiamo bisogno di quel tempo nel quale riusciamo piano piano a dare le botte più grandi per svelare chi siamo e chi è l'altro, perché inevitabilmente l'amore ci fa apparire l'altro al meglio di sé, e ringraziamo Dio che sia così. Ma a un certo punto questo percorso dell'innamoramento, questo tempo dell'innamoramento, va naturalmente la storia, la quotidianità, gli scontri, la frequentazione, introducono in quella che è la vera e propria costruzione di un amore che dura fino alla morte, o la morte dell'amore purtroppo, o all'uccisione dell'amore, perché l'amore di per sé non muore, l'amore è ucciso, o all'uccisione dell'amore, oppure alla fine della vita, no? dei protagonisti di questa relazione. Allora l'amore diventa un'azione, cioè un volere. L'amore è un'azione che nasce da una volontà, voler costruire insieme a te a partire dal tuo bene. L'amore è volere il bene dell'altro in un continuo processo di preferenze e di esclusioni, perché possa costruirsi il noi. E il noi non è l'io più tu, perché se qualcuno si sposa o si mette insieme o vuol costruire una relazione pensando che il noi sia costruito da un io più un tu, non va da nessuna parte, perché l'amore non è una somma ma è una moltiplicazione, nella quale se uno dei due termini è zero, perché è azzerato dall'altro, per esempio, l'amore non sta in piedi. Quindi il noi è un io per te, io sono qui per te e tu sei qui per me, non perché tu sei al mio servizio, non perché tu mi sei necessario per vivere, ma perché tu sei il dono che dà senso alla mia vita. Qui ci sarebbe molto da dire, ma non voglio prendere troppo tempo a questa mia prima parte, però ve lo dico: l'amore non è mai necessità, mai l'altro è necessario, perché se l'altro fosse necessario, l'altro sarebbe un diritto, ma nessuna persona può essere un diritto per un'altra persona, mai. Né un figlio per una madre, né un figlio per un padre, né una donna per il proprio uomo, né un uomo per il proprio marito, né chiunque. La categoria dei diritti non può essere applicata alle relazioni. L'altro è sempre un dono immeritato. Immeritato. E se è un dono, io non sono necessitata ad averlo, io posso desiderarlo, posso accoglierlo, posso farlo sviluppare, ma non posso avere che altra relazione che la gratitudine nei suoi confronti. Noi siamo nella civiltà dei diritti e il risultato è che ci ammazziamo gli uni gli altri, perché appena qualcuno non risponde più alle tue pretese, a quello che tu consideri tu mi appartieni, sei un mio diritto, lo facciamo fuori, perché di fondo siamo convinti di essere al centro del mondo e che l'altro mi deve, l'altro è un mio diritto. Ecco, bene. Allora, questo è questo in qualche modo è la proposta, no? Dell'amore, così ci amiamo. Se noi guardiamo la nostra vita, la nostra vita funziona così: l'amore come costruzione che ha bisogno di un attimo
iniziale, dove in questo attimo l'amore conosce il tutto. Bella, questa scrivila che mi è venuta bene. C'è un attimo nel quale l'amore conosce il tutto, perché l'amore ha sempre a che fare con il tutto. Tu non puoi dire io ti amo per un po', poi vediamo, facciamo la prova, ma che me stai a dire? Prova ad andartene fuori di casa. No, l'amore in un attimo vuole il tutto. Se tu dici a un adolescente di 13 anni come ama la sua ragazzina, il suo ragazzino, ti dice io lo amo totalmente, io voglio stare con lui per sempre, ed è vero quello che dice, perché l'amore non è mai a rate, non è mai, l'amore è tutto, quindi nell'attimo tu cogli il tutto. Ma anche l'amore è un fatto di tempo. Tempo come orizzonte, cioè una distensione delle relazioni in quella categoria che è tutta umana, del passato, del presente verso un futuro, che costruisce un vissuto insieme. Quindi l'amore è attimo e l'amore è tempo inteso come orizzonte illimitato, cioè come una pienezza verso un orizzonte che si apre davanti. Non esiste amore che non sia anche progetto. 12 anni, io mi vedo con lei tutta la vita, certo, se veramente si è preso una bella briscola, no? Ecco, io mi vedo con lei per tutta la vita. Cioè l'amore è orizzonte, è progetto. Ora, Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, al numero 222, scrive che la costruzione di un popolo ha a che vedere con un principio: il tempo è superiore allo spazio. La costruzione di un popolo chiede un primo principio: il tempo è superiore allo spazio. Continua Papa Francesco, lo spazio è ciò che costringe il tempo in un attimo. Cioè io sono qui e non posso essere altrove, e in questo attimo vivo quello che mi è dato da vivere. L'attimo dice anche il limite. Nell'amore dice il tutto, ma dice anche il limite. Per cui il tempo, che è il progetto dell'orizzonte di senso, quello che nell'amore noi chiamiamo il per sempre, in quell'attimo che è il tutto noi sogniamo il per sempre. L'amore ha sempre a che vedere con il per sempre. Allora dice Papa Francesco, se vuoi costruire devi comprendere che il tempo, cioè come ciò verso cui vai in una costruzione che vuole la pazienza di relazioni che si intessono col sudore e la fatica dell'oggi, pensando al domani con la memoria del passato, è superiore all'attimo fuggente, cioè superiore al momento preciso che vivi, perché quello è limitato. È il limite. Chi ama vorrebbe che il tempo che consuma con l'altra persona non finisse mai. In quel momento sperimenta che lo spazio è un limite, che il tempo non ha fine, la speranza dell'orizzonte non ha fine, ma l'attimo che vive, il frammento di tempo che vive, dice purtroppo il dramma del non poter amare come si vorrebbe. È chiara sta dinamica? Ti torna? Ecco, perfetto. Allora, dice il Papa, noi viviamo siamo un perfetto bipolarismo in fondo fra lo spazio e il tempo, fra l'attimo, il limite dell'attimo, e l'ampio orizzonte del tempo. Ma superiore per costruire le relazioni è il tempo rispetto allo spazio. Oh, il social e internet, come entrano? Beh, vi ci ho un po' portati a questo punto. Come entrano in questa che è una dinamica antropologica? Cioè l'uomo è fatto così, qualunque uomo di tutta la terra, cioè ci innamoriamo così tutti e viviamo l'amore bene o male con queste dinamiche medesime. Ma noi viviamo un tempo nuovo, il tempo di internet. Allora, che cosa è importante dire? Grazie. Ecco, lui è un uomo addestrato, no, nel senso che vede, bravo, grazie.
stavo per strozzare. Allora, la dinamica di Internet, ci sono molti studi al riguardo ormai, non è una novità, però la dinamica della rete, che è una dinamica che va con finestre che si aprono continuamente, è una dinamica potremmo dire orizzontale. Quando si fa una ricerca su Internet si aprono continuamente finestre, quindi tu dai un'occhiata, vedi se c'è qualcosa che ti interessa, apri, clicchi su un link che ti sembra ti rimandi ad altro, a un certo punto lo schermo ti si riempie di finestre, perché la dinamica di Internet non va secondo una logica di profondità, cioè un concetto viene approfondito entrandoci dentro secondo il sillogismo, secondo le regole della logica, no? Che sono le regole che hanno formato le sinapsi, i collegamenti neuronali nel corso dei millenni. Internet invece sta modificando, di fatto ha già modificato nelle società dove da maggior tempo la rete funziona, in America, ha portato una modificazione proprio dei collegamenti fra i neuroni, che sono le sinapsi, voi sapete che sono molto plastiche, per cui ci sono nuovi percorsi neuronali, neurologici, che fanno sì che noi abbiamo nella vita, sia nell'intelligenza speculativa, sia proprio è diventata adesso un fatto del vissuto relazionale, abbiamo difficoltà ad andare in profondità ed abbiamo molta facilità invece a vivere un'intelligenza e delle relazioni più di superficie, che si espandono in orizzontale, non in longitudinale, in profondità. C'è questo cambiamento, piace, non piace, negativo, buono. Adesso io dico questo è, lo dicono gli scienziati che studiano questa roba, questo accade. È evidente che questa forma nuova di intelligenza, che apre ad un modo di intendere la vita e le relazioni, muta e muta anche profondamente quella relazione primaria che è la relazione dell'amore. Quindi prima di tutto, prima che i social, che pongono un'ulteriore problematica, è proprio la rete in sé che ha cambiato il nostro modo di vivere le relazioni. E il social e la mentalità di Internet a che cosa si presta? Si presta all'attimo, si presta allo spazio, si presta al limite, cioè io in un secondo posso vedere che cosa accade all'altro lato del mondo, in un secondo, in 5 minuti io posso fare una ricerca sommaria che in altro momento avrei dovuto impiegare un'ora in una biblioteca con i libri, con i manuali. Non è detto con lo stesso risultato. Ecco. Allora, però Internet è il regno dell'attimo ed è anche il regno del frammento, dell'adesso, del qui adesso. Quello che vedo adesso mi stanca fra 2 minuti. Io non so se succede a voi, io lo ammetto, io riesco a prendere a pugni la tastiera perché è troppo lento il motore di ricerca. Ed è una frazione di secondo più lento, magari, poveraccio, no? Perché magari la rete è intasata, perché mi sta caricando Google Drive, per cui sta rallentando tutto. Cioè io mi rendo conto che ho una impazienza, una percezione del tempo tutta nuova che non avevo anni fa. Per cui se mi rallenta un attimo il motore di ricerca, io voglio fare, perché in questa maniera io voglio fare più cose insieme, ho la pretesa di dilatare il tempo, perché c'è un attimo dopo un attimo dopo un attimo che mi porta a pensare che il tempo sia infinitesimamente racchiuso in quell'attimo. Allora quando qualche cosa non è così veloce e immediato, ecco, sembra che c'è un'eternità, che è un'eternità che sto davanti allo schermo. L'attimo. Il problema è che Internet non riesce a mettere insieme una narrazione. La narrazione è una storia, ritorna la storia, dicevo l'amore, sono relazioni che costruiscono una storia.
Internet pone dei frammenti, degli attimi immediati, ma non può costruire una narrazione. Da sempre nella storia dell'umanità, la sapienza, da cui viene il sapere e da cui viene anche quel sapere particolare che è il sapere, l'amore, che ti fa esperto di umanità, è una narrazione. E la narrazione non è semplicemente mettere l'uno accanto all'altro degli attimi, ma è trovare quel filo rosso, quel senso, quell'orizzonte che ti dice che sei davanti ad una storia unitaria nella quale tu puoi ritrovare cosa? Te stesso e la tua identità. Internet è frammentato, è immediato. In internet lo spazio è superiore al tempo e ti impedisce, se diventa il tuo modo di vivere, di pensare, ti impedisce di fare una narrazione. Benedetto XVI, in un documento chiamato Caritas in Veritate al numero 19, dice: la società globalizzata ci rende tutti più vicini ma non ci rende fratelli. Cioè il fatto di essere vicini, il fatto di essere contemporanei, il fatto della velocità di essere presenti l'un l'altro non fa narrazione, non fa storia, non costruisce relazione. I social, quindi internet, accumula ma non fa sintesi, perché non è capace di un orizzonte. I social creano una problematica in più, cioè gli ultimi 5 minuti per parlare mezz'ora, quindi dimmi brava. I social hanno una problematica nuova ancora. Per social, per esempio, pensiamo a quello che normalmente è il social più navigato, anche se i giovani lo stanno abbastanza abbandonando, che è Facebook. Facebook ormai è il regno delle quarantenni, no? Ecco, che hanno scoperto, io ce n'ho 53, per cui figuratevi, io ormai sono pure peggio, però le quarantenni che hanno scoperto questa roba nuova dove ci stanno i figli, si sentono giovani, per cui sono le stesse che a 40, 50, 60 anni, con imbarazzo dei figli, cose di cui sono stata testimone io, pubblicano le foto carine di loro in bikini sulla spiaggia. Allora ti arrivano gli amici del figlio e dicono: ma quella lì è tua madre? No. Allora, l'ubriacatura da Facebook, da social. Allora, i social danno un problema in più, a cui accenno, no? Per arrivare poi alla sintesi. E, per quanto riguarda l'accensione dell'amore, che è l'inizio dell'innamoramento, il volto che si mostra nei social è un volto mostrato in maniera selettiva. Cioè, voi ricordate, l'accensione è data da un volto che appare in tutta la sua gloria, cioè in tutta la sua realtà, in tutto il suo peso, in tutto il suo odore. Si lava, non si lava, no? Penso agli adolescenti. Ieri sera parlavo con un ragazzo che mi diceva: io riconoscevo il suo odore prima ancora che arrivasse, che apparisse, no? Il peso del volto della persona sui social non esiste, perché c'è sì una esposizione, ma è una esposizione selettiva, cioè io faccio vedere quello che voglio far vedere. Ora, se questo nella vita reale accade sempre, nell'innamoramento poi accade in maniera particolare, ma voi capite che sotto il principio della realtà, del vedersi, del frequentarsi, del vedersi in azione, sapete, il sogno sotto il principio della realtà in qualche modo viene tagliato, viene modellato, ecco. Quindi sui social c'è una maschera, che tu ne dica, anche se non lo fai apposta, tu fai vedere il meglio di te, ti vendi. Ognuno di noi nella propria pagina Facebook si vende, anche in maniera bella, anche così innocente, però è così, dobbiamo anche dircelo, no, questo. Quindi è un volto selettivo e che rende molto difficile, più difficile, il processo del disincanto, che è il processo, se volete, dell'innamoramento. Io conosco coppie, per esempio, che si sono conosciute su Facebook, dal niente hanno stretto amicizia su Facebook e poi hanno costruito anche qualcosa di solido. Quindi io non sono qui a demonizzare, no, le robe virtuali, no, per carità. Cioè, anche qui tutto è buono, tutto è cattivo, bisogna avere discernimento. Non bisogna essere, come dire, rigidi, però non dobbiamo essere neanche degli allocchi. Pertanto può anche darsi un'accensione virtuale, ma
È fondamentale poi il principio di realtà, di sentire il peso, di conoscere il peso della persona. Molte relazioni restano virtuali. Io non più tardi di ieri parlavo con un uomo il cui matrimonio dopo 20 anni è saltato e sembrerebbe forse irreparabilmente, perché la moglie aveva intessuto una relazione virtuale, 3 anni di relazione virtuale tramite il social. Quindi il rischio è che questo momento di accensione divenga non l'accensione per poi passare eventualmente, parlo di adulti, adesso non entro nell'uso dei minorenni, di tutti quei pericoli, perché ecco, ma in qualche misura chiede poi un confronto nella realtà. Dato che abbiamo sempre più paura dell'altro, siamo sempre più insicuri, purtroppo spesso il momento dell'accensione diventa la storia che la persona vive, o meglio la non storia, perché non presenta alcuna caratteristica del tempo e della storia. Il virtuale, questa è la sintesi di questo che sto dicendo, il virtuale non è il sogno, l'amore vuole sognare, il virtuale è virtuale, non è il sogno, non confondiamo il virtuale con il sogno. L'ultimo passo, la contemporaneità del social con questa esposizione selettiva, così come l'ho chiamata, ed anche il narcisismo. Voi pensate ai like di Facebook, cioè c'è gente che pensa di esistere perché ci sono dei like, ci sono 100 like, 1000 like. Cioè adesso il mondo dello star system si misura con quanti follower su Instagram, anche se magari c'hai follower perché hai fatto a pezzi tuo marito magari o tua moglie, capito? Cioè senza l'esposizione con i like, con i follower, senza alcun merito, senza alcuna relazione col contenuto, ma semplicemente per il fatto di esistere. C'è un vuoto dell'esistenza spaventoso, ho bisogno di un like per esistere, non è che ho bisogno di fare qualcosa di buono, non è che ho bisogno di studiare per diventare una persona significativa, no, ho bisogno di apparire per mettere dei like. Per cui siamo dei narcisisti, anche dei narcisisti patologici. L'amore non va d'accordo col narcisismo. Io sono qui per te. Il narcisista non riesce a dirlo, non lo può dire, lo siamo tutti, ma da un certo livello in poi c'è un narcisismo che impedisce la costruzione di un amore, e i social aiutano questo tipo di narcisismo. E qual è il rischio? Il risveglio traumatico, eccolo il punto in ultimo. Noi continueremo ad amare, certo. Ma il grande rischio a cui ci stiamo esponendo è che, puntando sul virtuale, che è il luogo delle proiezioni di ciò che tu vuoi far credere tu sia e di ciò che immagini l'altro sia, queste sono le proiezioni che tu vuoi che sia, in questo mondo, quando qualcosa va storto, con la mentalità che crea questa dinamica, quando l'altro in qualche misura non è all'altezza, non dico che fa qualcosa che non va, no, semplicemente non è all'altezza di quello che tu hai immaginato, di cui tu l'hai caricato, a un certo punto ti svegli con una carica di aggressività e di sofferenza come mai nella storia dell'umanità probabilmente è accaduto. Io stavo riflettendo, proprio preparando questo incontro, come forse mai come oggi noi soffriamo per amore, forse mai come oggi le relazioni d'amore sono drammatiche, sono laceranti. Cioè ci sono sempre, in amore abbiamo sofferto, no? Per antonomasia, cioè ci hanno fatto la fortuna poeti, attori, da sempre. Però l'esito drammatico di oggi, di vite completamente scardinate fino a degli esiti terribili, no? Di una violenza poi che toglie la vita, questa è una forma nuova che accade nel tempo in cui abbiamo
dato priorità a quello che è l'attimo, a quello che è il frammento, e non alla narrazione, al tempo della pazienza che ti educa a mischiare la tua vita, a prendere le misure con l'altro. Allora, è un amore più drammatico, mi viene da dire, dove per dramma, secondo l'etimologia del termine di racconto, di dramma, di personaggi in azioni, ma di dramma come di sofferenza, di tragedia in qualche modo, perché l'attimo che ti dice il tutto, se non è inserito in una narrazione, una volta che l'attimo perde le promesse che ti ha fatto, la tua vita va completamente in frantumi. Per cui il grande, quello a cui assistiamo è proprio l'aumento della sofferenza, dei drammi, delle rotture, delle relazioni con rotture senza, come dire, senza un principio anche di realtà e di speranza e anche di, come dire, di consolazione, di rassegnazione anche. Ecco, proprio perché nell'attimo c'è il tutto e non abbiamo in mano una narrazione, allora in quell'attimo dove c'è il tutto c'è anche la morte come tutto.